Dunque, abbiamo un sottospazio dello spazio tridimensionale usuale di R3 determinato da questa equazione 2x più y meno z uguale a 0. E la prima domanda è quella di scrivere le equazioni cartesiane del suo sottospazio ortogonale. Ora, naturalmente, siccome siamo in dimensione 3 e il sottospazio U è definito da una equazione, vorrà dire che avrà dimensione 2, perché avete una equazione nelle tre incognite x, y, z, quindi una delle tre incognite si può determinare, le altre due risultano libere di variare e quindi la dimensione di U è 2. Siccome noi sappiamo che la dimensione di un sottospazio più la dimensione del suo ortogonale deve essere uguale alla dimensione di tutto lo spazio vettoriale, in questo caso 3, siccome U ha dimensione 2, U ortogonale avrà dimensione 1 e quindi sarà una retta. Insomma, in altre parole, U è un piano nello spazio tridimensionale e U ortogonale è una retta perpendicolare a questo piano. Si può risolvere in vari modi, naturalmente. Allora, come primo metodo, posso pensare di cercare innanzitutto una base del sottospazio ortogonale di U. Quindi, siccome so che U ortogonale avrà dimensione 1, cercare una base vuol dire trovare un vettore ortogonale a U. Attenzione a questo punto, non fate confusione fra una base di U ortogonale, cioè una base del sottospazio ortogonale del sottospazio U, e invece una base ortogonale di U. Spesso mi capita di vedere studenti che non hanno le idee molto chiare e confondono queste due cose. Tanto per chiarire eventuali dubbi, una base ortogonale di U innanzitutto è una base di U, quindi è una base formata da vettori di U. In questo caso saranno due vettori di U. Base ortogonale significa che questi due vettori devono essere ortogonali fra di loro. Quindi una base ortogonale di U è una base di U, pertanto formata da vettori linearmente indipendenti che appartengono a U, e questi vettori devono essere a due o due ortogonali fra di loro. Invece una base di U ortogonale non è una base di U, ma al contrario, è una base del sottospazio che contiene tutti i vettori che sono ortogonali ai vettori di U. In questo caso, una base di U ortogonale è formata da un solo vettore e non da due, perché U ortogonale ha dimensione 1. E questo vettore deve essere scelto in modo da essere perpendicolare ai vettori che formano una base di U, perché deve appartenere al sottospazio U ortogonale e quindi deve essere ortogonale a tutti i vettori di U. Quindi attenzione, ripeto, questi due concetti non sono la stessa cosa detta in modo diverso, sono due concetti completamente diversi. Comunque, noi abbiamo l'equazione di U, stiamo cercando di determinare un vettore che sia ortogonale a questo sottospazio, e questo è estremamente facile perché se vi ricordate, una cosa che abbiamo usato anche nella lezione di ieri e che abbiamo dimostrato qualche lezione fa è la seguente. Se voi prendete i coefficienti delle incognite nell'equazione del sottospazio U, quindi in questo caso 2, 1 e meno 1, ebbene il vettore che ha come componenti i coefficienti dell'equazione del sottospazio U è un vettore ortogonale al sottospazio U. Quindi se voi cercate di trovare un vettore ortogonale a U, vi basta semplicemente copiare i coefficienti dell'equazione. Siccome questo vettore è ortogonale a U, è un vettore di U ortogonale, e allora abbiamo finito perché U ortogonale ha dimensione 1 e quindi una sua base è formata da un solo vettore. In altre parole, questo vettore n che abbiamo costruito in questo modo è una base del sottospazio ortogonale a U, è una base di U ortogonale. La situazione è più o meno questa. Il
Il sottospazio U è un piano, il sottospazio U ortogonale è una retta perpendicolare a questo piano e il vettore N è proprio un vettore ortogonale al piano U, che pertanto è un vettore direttore della retta U ortogonale. Naturalmente ogni altro vettore che appartiene a questa retta, quindi ogni altro vettore che appartiene al sottospazio U ortogonale, dovrà essere multiplo di n e quindi ottenete le seguenti equazioni. Un generico vettore xyz si ottiene moltiplicando il vettore n di coordinate 2, 1, meno 1 per uno scalare qualunque, chiamiamolo alfa. E quindi avete x uguale a 2 alfa, y uguale a alfa, z uguale a meno alfa. Ebbene, queste sono le equazioni che descrivono il sottospazio U ortogonale. In particolare sono le equazioni parametriche, visto che tutto dipende dal parametro alfa. La domanda era scrivere le equazioni cartesiane di U ortogonale e non le equazioni parametriche, ma a questo punto, una volta che abbiamo le equazioni parametriche, basterà eliminare il parametro alfa. Quindi scegliete una delle tre equazioni, ad esempio la seconda, da questa ricavate alfa, ovviamente alfa è già ricavato perché è già scritto che alfa è uguale a y, e dopo aver ricavato il valore di alfa sostituite nelle altre due equazioni. Nella prima x uguale a 2 alfa trovate x uguale a 2y e nella terza z uguale a meno alfa trovate z uguale a meno y. Queste due equazioni che non contengono alfa sono proprio le equazioni cartesiane che stavamo cercando. Riordinandole in questo modo abbiamo x meno 2y uguale a 0 e qui possiamo scrivere y più z uguale a 0. Queste sono proprio le equazioni cartesiane del sottospazio U ortogonale. Quindi questo è un metodo abbastanza semplice. Vi ricavate una base di U ortogonale, usando il vettore di base scrivete le equazioni parametriche e usando le equazioni parametriche vi ricavate le equazioni cartesiane. Un altro approccio può essere il seguente: invece di cercare una base del sottospazio U ortogonale, cerchiamo una base del sottospazio U. Ora, il sottospazio U è descritto da questa equazione. Per trovare una base, quello che dobbiamo fare è ricavare una delle tre incognite in funzione delle altre due, quindi ad esempio scriviamo z uguale a 2x più y, e poi assegniamo a x e y dei valori indipendenti, ad esempio 1, 0 e 0, 1. Quindi se pongo x uguale a 1 e y uguale a 0, ricavo z uguale a 2. Se invece pongo x uguale a 0 e y uguale a 1, trovo z uguale a 1. I due vettori che abbiamo costruito in questo modo, il vettore 1, 0, 2 e 0, 1, 1, sono una base del sottospazio U. A questo punto, se io voglio che un generico vettore di coordinate x, y, z appartenga al sottospazio U ortogonale, allora per definizione questo vettore deve essere ortogonale a tutti i vettori di U e quindi in particolare deve essere ortogonale ai due vettori di base che ho appena costruito. Le condizioni di ortogonalità si traducono nel fatto che il prodotto scalare deve essere 0 e quindi io devo scrivere che il prodotto scalare fra questo vettore e U con 1 sia 0 e se eseguite il prodotto scalare trovate x per 1 più y per 0 più z per 2, quindi trovate x più 2z uguale a 0, e poi il prodotto scalare fra questo vettore e il vettore u2 deve essere 0, e se fate il prodotto scalare trovate x per 0, y per 1, z per 1, quindi alla fine trovate y più z uguale a 0. In questo modo, quello che avete trovato sono proprio le equazioni cartesiane del sottospazio U ortogonale, proprio perché
i vettori che risolvono queste due equazioni sono vettori che sono ortogonali ai due vettori di base, u con 1 e u con 2, e quindi sono ortogonali anche a tutti gli altri vettori di u, e quindi appartengono al sottospazio u ortogonale. Quindi vedete, questo metodo è anche più veloce del metodo precedente perché ci permette di ricavare direttamente le equazioni cartesiane senza passare dalle equazioni parametriche. Naturalmente poi, a seconda dei casi, voi sceglierete il metodo che ritenete più conveniente. Ad esempio, se l'esercizio avesse chiesto di trovare le equazioni parametriche e non quelle cartesiane, allora il metodo precedente sarebbe stato più conveniente perché forniva direttamente le equazioni parametriche. Mentre questo secondo metodo fornisce le equazioni cartesiane e poi avremmo dovuto trasformare le equazioni cartesiane in equazioni parametriche. Caso sarebbe stato un percorso più lungo. Seconda domanda. Viene assegnato un determinato vettore V di coordinate 1, 1, meno 1, e si chiede di determinare il vettore, chiamiamolo V', il vettore di norma minima, quindi il vettore più corto possibile, che ha la proprietà che la somma v più v' appartiene a u. Allora, per capire quello che bisogna fare, conviene aiutarsi con una piccola figura. Qui vedete, ho disegnato il sottospazio u, è questo piano, e poi ho disegnato il vettore v. Ora, il vettore v, un vettore preso a caso, probabilmente non appartiene al sottospazio u. Si potrebbe anche verificare, basterebbe andare a vedere se le coordinate del vettore V soddisfano oppure no l'equazione del sottospazio U. Ad ogni modo, a questo punto la richiesta è di trovare un vettore V' tale che la somma V più V' appartiene a U. Ora, la somma di due vettori dal punto di vista geometrico si fa concatenando i vettori uno di seguito all'altro. Quindi, se io ho il vettore V e poi gli aggiungo il vettore V', la somma è rappresentata da questo vettore V più V'. Quindi quello che voglio è scegliere un vettore V' in modo che il vettore somma appartenga al sottospazio U. Come devo scegliere il vettore V'? Beh, è molto semplice. L'origine del vettore V' la devo posizionare sull'estremità della freccia del vettore V. E poi l'estremità della freccia del vettore V' la devo posizionare esattamente sul sottospazio U. In questo modo, poi, quando faccio la somma, trovo questo vettore che ha sia l'origine che l'estremità della freccia sul sottospazio U, che è esattamente quello che voglio. E quindi, capite? L'estremità della freccia del vettore V' la potete scegliere dove volete voi, in una qualunque posizione all'interno del sottospazio U. Quindi, ad esempio, questo vettore che ho disegnato in rosso va bene, ma qualunque altro vettore che parte da questo punto e arriva in un qualsiasi punto che appartiene al sottospazio U andrebbe bene. Ma la domanda è, fra tutti questi vettori, qual è quello di norma minima? Qual è quello più corto? Ora, naturalmente, il vettore di norma minima è quello che è proprio perpendicolare al sottospazio U. Quindi, capite, non è un problema in cui bisogna calcolare il minimo di una qualche funzione. È un problema che ha a che vedere con le proiezioni ortogonali. Si tratta semplicemente di scegliere come vettore V' un vettore che ha l'origine nell'estremità della freccia di V, l'estremità della freccia nel piano U, ma in modo tale che questo vettore sia perpendicolare a questo piano. Come vi dicevo, questo ha a che vedere col problema delle proiezioni ortogonali, cioè il problema di decomporre un vettore come somma di due vettori dei quali uno dei due appartiene al sottospazio U e l'altro appartiene al sottospazio U ortogonale.
che è il problema che abbiamo studiato varie volte in questo corso. E la situazione è descritta qui. Avete il sottospazio U, avete il sottospazio U ortogonale, il vettore V si può scrivere in modo unico come somma di un vettore parallelo al sottospazio U e un vettore parallelo al sottospazio U ortogonale. Ora, se confrontate questa figura con questa, vi accorgerete che il vettore V' che stiamo cercando, questo vettore V' di norma minima, è esattamente l'opposto di questo vettore qui. Stessa direzione, stesso verso, ma la freccia è posizionata nell'altra estremità. E quindi il vettore V' è proprio l'opposto della proiezione ortogonale del vettore V sul sottospazio U ortogonale, che è la retta che abbiamo calcolato prima. Quindi alla fine, questa domanda qui si riduce a calcolare la proiezione ortogonale di un vettore su una retta, cosa che abbiamo già fatto varie volte. Allora, adesso che abbiamo capito cosa bisogna fare, possiamo procedere con i calcoli. Noi sappiamo che il vettore n è una base del sottospazio U ortogonale. Il vettore V' è un vettore che appartiene a U ortogonale e quindi V' deve essere multiplo di questo n. Quindi scriverò V' uguale lambda per n, dove lambda è il coefficiente incognito che devo determinare. Qual è la richiesta? La richiesta è che questo vettore V', cioè lambda per n, sia tale che quando io faccio la somma V più V', quello che trovo è un vettore che appartiene a U. E allora quello che faccio è fare la somma V più V'. Vettore V, 1, 1, meno 1, più il vettore V', 2 lambda, lambda, meno lambda. E trovate questo vettore qui. Ora dovete richiedere che questo vettore appartenga al sottospazio U. Come fate? Beh, ricordatevi che voi avete a disposizione l'equazione del sottospazio U. E quindi, quando avete l'equazione di un sottospazio, richiedere che un vettore appartenga a quel sottospazio equivale a richiedere che le coordinate di quel vettore soddisfino l'equazione del sottospazio. Quindi a questo punto basta sostituire le coordinate di questo vettore all'interno dell'equazione del sottospazio U che era data qui nel testo. Al posto di x, y, z scrivete le coordinate del vettore che abbiamo appena calcolato. 1 più 2 lambda, 1 più lambda e meno 1 meno lambda. Dopo aver sostituito qui dentro, risolvete questa equazione e trovate il valore di lambda. A questo punto, noto il valore di lambda, lo inserite qui dentro e quello che trovate è il vettore V'. Nel nostro caso si trova questo vettore qui. Quindi, attenzione, dovete capire bene la domanda. Qui non si tratta di scegliere un vettore, poi calcolare la norma e poi cercare di rendere minima la norma di questo vettore, come si farebbe ad esempio in un corso di analisi, in cui avete una certa funzione, la volete rendere minima, dovete trovare la derivata prima, porre uguale a zero e così via. No, è molto più semplice. Una volta capito bene cosa chiede l'esercizio, vi accorgete che si tratta semplicemente di calcolare la proiezione ortogonale di un vettore su un sottospazio, in questo caso su una retta. Terzo punto dello stesso esercizio, si considera quella funzione lineare che chiamiamo f, da R3 in R3, che associa a un qualunque vettore W di R3 proprio la sua proiezione ortogonale sul sottospazio U. Quindi f di W è la proiezione ortogonale del vettore W sul sottospazio U. La domanda è scrivere la matrice di F, in questo caso rispetto alla base canonica. Anche questo si può fare in vari modi. C'è, per così dire, il metodo più manuale, che richiede parecchi calcoli, che consiste nell'applicare la definizione di matrice associata a una funzione lineare, in questo caso rispetto alla base canonica. Allora, quello che bisogna fare è prendere i vettori della base assegnata, in
in questo caso i vettori della base canonica, quindi il vettore E1, E2, E3. Applicare la funzione F a questi vettori, quindi calcolare l'immagine di questi vettori tramite la funzione F, insomma, calcolare F di E1, F di E2 e F di E3. Ora, per calcolare le immagini di questi vettori bisogna usare la definizione della funzione F. La funzione F dice che F di W è la proiezione ortogonale del vettore W sul sottospazio U. E quindi se voi volete calcolare F di E1, quello che dovete fare è andare a calcolare la proiezione ortogonale del primo vettore della base canonica sul sottospazio U, che è una cosa che abbiamo già fatto in varie occasioni. Si tratta di calcolare la proiezione ortogonale di un vettore su un piano. Non è difficile, però è un po' noioso effettivamente. Sono un po' di calcoli da fare. Il problema è che poi bisogna rifare esattamente la stessa procedura, perché siccome dobbiamo calcolare anche F di E2, allora bisognerà calcolarci un'altra volta la proiezione ortogonale, però di un altro vettore, del vettore E2 sullo stesso piano, e quindi bisogna ripetere nuovamente dei calcoli analoghi a quelli che abbiamo fatto in questo caso qui. E poi bisogna rifare una terza volta dei calcoli analoghi, perché bisogna calcolare anche l'immagine di E3. Quindi bisogna calcolare un'altra volta la proiezione ortogonale, questa volta del vettore E3, sul sottospazio U. Non è difficile, però dovendo rifare tre volte dei calcoli analoghi è abbastanza noioso in effetti. Alla fine, la matrice associata alla funzione F rispetto alla base canonica si ottiene semplicemente scrivendo sulle colonne le coordinate dei vettori così trovati. Quindi sulla prima colonna trovate le coordinate del vettore F di E1, sulla seconda le coordinate di F di E2 e sulla terza le coordinate di F di E3. Quindi vedete, il metodo in sé è molto semplice. L'unica cosa che è richiesta è saper calcolare la proiezione ortogonale di un vettore sul piano, cosa molto semplice. Però, come vi dicevo, è abbastanza noioso perché bisogna rifare per tre volte di seguito lo stesso tipo di calcoli. Se uno preferisce un metodo meno noioso e più concettuale, un po' più sofisticato, allora si può ricorrere alle cosiddette matrici di proiezione che abbiamo studiato a suo tempo. Vi ricordate? Il problema era come costruire la matrice che effettua la proiezione ortogonale di un vettore su un sottospazio. E qui c'è un algoritmo, c'è una ricetta da seguire. Se uno ha studiato la teoria, ha capito il procedimento. I calcoli in generale potrebbero anche essere difficili, ma qui stiamo lavorando in spazi di dimensione piccola, quindi tutto sommato, come vedremo, i calcoli non sono neanche troppo difficili. Quello che bisogna fare è la cosa seguente. Noi vogliamo calcolare la matrice della proiezione ortogonale su un sottospazio U. La prima cosa da fare è partire da una base di questo sottospazio. Il nostro sottospazio ha dimensione 2, abbiamo già calcolato una sua base formata dai vettori u con 1 e u con 2, e allora quello che bisogna fare è costruire una matrice mettendo in colonna i vettori della base del sottospazio U. Quindi costruiamo una matrice che chiamiamo A, dove in colonna troviamo le coordinate dei vettori di base. 1, 0, 2, il vettore u con 1, 0, 1, 1, il vettore u con 2. A questo punto abbiamo dimostrato in una delle nostre lezioni che la matrice di proiezione, la matrice che stiamo cercando, cioè la matrice della funzione lineare che proietta un vettore su questo sottospazio, è ottenuta in questo modo qui. C'è una formula da applicare. Quello che bisogna fare, lo vedete scritto qui, bisogna moltiplicare la matrice A trasposta per la matrice A. Poi bisogna calcolare l'inversa di questa matrice e poi bisogna ancora moltiplicare dalla parte sinistra per la matrice A e dalla parte destra per la matrice A trasposta. Cominciamo.
prodotto A trasposta per A. Allora, questa è la trasposta di A, questa è la matrice A. Quando fate i vari prodotti, righe per colonne, trovate una matrice 2x2. Bisogna calcolare l'inversa di questa matrice, quindi la prima cosa da fare è calcolare il determinante. Vedete che il determinante è 5 per 2 meno 2 per 2, quindi 10 meno 4. Il determinante è 6, il che significa tra l'altro che la matrice è invertibile, perché il determinante è diverso da 0, ma lo sappiamo dalla teoria che la matrice sarà sempre invertibile, la matrice A trasposto A costruita in questo modo. A questo punto possiamo calcolare l'inversa usando la formula esplicita per l'inversa di una matrice. Quella che dice che l'inversa di una matrice è uguale a 1 fratto il determinante della matrice data, quindi 1 fratto 6, e poi c'è la matrice trasposta della matrice dei complementi algebrici della matrice A. Quindi in questo caso è molto semplice perché la matrice è 2x2, altrimenti ci sarebbero parecchi calcoli da fare. Allora, adesso che conosciamo anche la matrice inversa, dobbiamo ancora moltiplicare a sinistra per la matrice A e a destra per la matrice trasposta. E vedete che qui, per semplicità, questo un sesto l'ho messo qui davanti e così posso fare tutti i calcoli senza mai usare le frazioni, senza preoccuparmi del denominatore 6 e poi alla fine moltiplico tutto per un sesto. Ma lo faccio solo alla fine per semplicità. E anche qui allora devi starmi i calcoli. Se fate il prodotto di queste tre matrici e poi moltiplicate tutto per un sesto, quello che trovate è questa matrice qui, che naturalmente è esattamente la stessa matrice che avreste trovato utilizzando quest'altro metodo, cioè andando a calcolare a mano direttamente le proiezioni ortogonali dei tre vettori della base canonica, E1, E2 e 3. Quindi se volete allenarvi come esercizio potete calcolarvi la matrice in questo modo e poi andare a confrontare con il risultato che abbiamo trovato usando la formula per le matrici di proiezione. Ovviamente, se non sbagliate i calcoli, dovreste trovare esattamente la stessa cosa. Ultima domanda di questo esercizio, qui si chiede se è possibile trovare un sottospazio vettoriale non nullo, quindi diverso da zero, tale che questo sottospazio vettoriale che chiamo L sia in somma diretta con il sottospazio U, ma allo stesso tempo anche con il sottospazio U ortogonale. Cioè, in altre parole, vogliamo un sottospazio vettoriale L che sia in somma diretta con U e che sia in somma diretta con U ortogonale. Qui, se capite bene la domanda, la risposta è ovvia. La domanda chiede che questo sottospazio L sia in somma diretta. Ora, somma diretta vuol dire che l'intersezione deve essere 0, non vuol dire che la dimensione della somma sia 3. Somma diretta vuol dire solo che l'intersezione dei due sottospazi sia 0. Quindi, dal punto di vista geometrico, la situazione è illustrata in questa figura. Abbiamo un sottospazio U e sappiamo che questo è un piano. Ovviamente è un piano passante per l'origine del sistema di riferimento, perché deve contenere il vettore nullo, deve essere un sottospazio vettoriale. E poi abbiamo l'ortogonale di U, che sappiamo essere una retta, anch'essa naturalmente passante per l'origine, perché deve essere un sottospazio vettoriale, e tutti i sottospazi vettoriali devono contenere un vettore nullo. E ora ci stiamo chiedendo se è possibile trovare un sottospazio vettoriale L che intersechi U nel vettore nullo e intersechi U ortogonale nel vettore nullo, che è come dire, ma riusciamo a trovare una retta che passa per l'origine ed è diversa sia da U ortogonale sia da U? Beh, messa così la questione, la risposta è ovviamente sì. Ci sono infinite rette
messe in questo modo, ma in qualunque altro modo, insomma, ci sono infinite rette che passano per l'origine e che non stanno né su questo piano e non sono neanche uguali a questa retta. In particolare, come vi ho detto, il testo non chiede che la somma diretta sia R3. Questo sarebbe impossibile. Perché? Perché se L dovesse essere tale che la somma diretta di L con U fosse uguale a R3, allora, siccome U ha dimensione 2, L dovrebbe avere dimensione 1, in modo che 2 più 1 mi dia 3. Ma poi, siccome U ortogonale ha dimensione 1, L dovrebbe avere dimensione 2, se volete che la somma diretta L più ortogonale sia R3. E quindi questo L da una parte dovrebbe avere dimensione 1, dall'altra parte dovrebbe avere dimensione 2. Questo chiaramente non è possibile. Ma non è questa la domanda. Se rileggiamo il testo dice: trovare un sottospazio L che sia in somma diretta con U e con U ortogonale. Non c'è scritto da nessuna parte che la somma diretta deve essere R3, deve avere dimensione 3. C'è solo scritto che la somma sia diretta, e dire che la somma sia diretta vuol solo dire che questa intersezione è 0 e questa intersezione è 0. Fine, tutto qui. E quindi, come vi dicevo, la risposta è assolutamente ovvia. Non solo un tale sottospazio L esiste, e addirittura ne esistono infiniti. E come sono fatti? Lo vedete qui nel disegno. I sottospazi L che vanno bene devono essere delle rette passanti per l'origine, diverse da questa retta, cioè diverse da U ortogonale, e delle rette che non appartengono al piano U. Questa è la risposta. Sono tutte le rette passanti per l'origine che intersecano il sottospazio U ortogonale nel vettore nullo e intersecano il piano U nel vettore nullo. Abbiamo un sottospazio, chiamiamolo sempre U, contenuto in R4. Questo è un sottospazio generato da tre vettori. Il testo dice che il sottospazio U è generato dai vettori 1, 2, U3. E questi vettori sono quelli scritti qui. Quindi U1 è il vettore 2, 0, meno 1, meno 1, U2 è 1, 1, meno 2, 2, U3 è il vettore 3, meno 1, 0, meno 4. La prima domanda è proprio determinare una base ortogonale di U e una base di U ortogonale. Ricordatevi quello che dicevo qualche minuto fa. Non sono la stessa cosa. Cosa è chiedere una base ortogonale di U? Che significa che devo trovare una base di U, ma non una base qualsiasi, una base di U formata da vettori a due ortogonali fra di loro. E un'altra cosa è chiedere una base di U ortogonale, perché in questo caso devo trovare una base del sottospazio formato dai vettori che sono ortogonali ai vettori di U, e quindi una base di U ortogonale non sarà fatta da vettori di U, sarà fatta da vettori che appartengono a U ortogonale, mentre una base ortogonale di U sarà formata da vettori di U e non di U ortogonale. Ora, noi abbiamo già tre vettori, 1, 2, 3, e il testo ci dice che questi tre vettori generano il sottospazio U. Attenzione però, questo non vuol dire automaticamente che allora il sottospazio U ha dimensione 3 e quindi una base sarà formata da tre vettori, perché il testo dice solo che questi tre vettori generano il sottospazio U. Non è detto che siano linearmente indipendenti. La prima cosa che è bene fare, questo sempre, è controllare se i vettori dati sono una base oppure no, cioè se i vettori dati sono linearmente indipendenti oppure no, perché se uno non fa questo controllo potrebbe pensare ingenuamente che questi tre vettori siano una base e che quindi il sottospazio U abbia dimensione 3
e che di conseguenza il sottospazio U ortogonale abbia dimensione 1, e quindi farsi un'idea magari completamente sbagliata del contenuto dell'esercizio. Tranne nei casi in cui è ovvio che i vettori sono indipendenti, o perché magari lo dice il testo. Quindi a volte il testo dell'esercizio dice: attenzione, questi vettori formano una base, quindi è chiaro che sono linearmente indipendenti. Oppure può essere ovvio perché le coordinate dei vettori sono talmente semplici che solamente guardandoli uno si rende conto che evidentemente sono indipendenti. Ma dico, tranne in questi casi, in casi come questo qui, dove guardando i vettori non si capisce affatto se questi vettori sono indipendenti oppure se qualcuno di questi tre è combinazione lineare degli altri due, qui è opportuno fare una verifica. Allora, quello che faccio è scrivere i tre vettori sotto forma di matrice, scrivetemi in riga o in colonna, come preferite. Tanto bisogna calcolare il rango e sapete benissimo che il rango per righe è uguale al rango per colonne. Quindi in questo caso non ha importanza come scrivete i vettori. Io per semplicità ho deciso di scriverli in riga, semplicemente perché erano già scritti in riga qui, quindi li ho ricopiati così come sono. E poi cercate di ridurre la matrice in forma a scala applicando l'eliminazione di Gauss. Questo è il metodo più efficace, diciamo, per calcolare il rango della matrice. Qui ho saltato i passaggi, potete farli come esercizio. E quello che scoprite alla fine è che dopo aver ridotto la matrice in forma a scala, l'ultima riga è nulla. E quindi il rango è 2, cioè ci sono solamente due righe linearmente indipendenti. Il che significa che i tre vettori assegnati non sono indipendenti e quindi non sono una base, sono solamente un sistema di generatori. Se noi vogliamo una base, dobbiamo prendere solamente due di questi vettori, perché il rango è 2 e quindi il numero di vettori, il numero di righe di questa matrice, che sono i nostri vettori linearmente indipendenti, è 2 e non 3. Il che significa che la dimensione del sottospazio vettoriale U è 2 e non 3. Il che poi vorrà dire che la dimensione del suo ortogonale sarà 2 e non 1. Questa è la vera situazione corrispondente ai dati di questo esercizio. Allora, la domanda è trovare una base ortogonale di U. Ora ho capito che la dimensione di U è 2 e quindi devo trovare due vettori di U, naturalmente, due vettori di U che siano ortogonali tra di loro. Siccome abbiamo già una base di U, perché noi sappiamo che i vettori U1, U2 e U3 sono un sistema di generatori di U, però ne dobbiamo cancellare uno perché sappiamo che la dimensione di U è 2. E quindi possiamo decidere ad esempio di togliere il vettore U3 e di tenerci i vettori U con 1 e U con 2. E questi due vettori sicuramente sono linearmente indipendenti, o perché lo si vede dal calcolo del rango di questa matrice, oppure perché lo si vede direttamente guardando le loro coordinate. Se vedete il vettore U con 1 e il vettore U con 2, questi vettori sono sicuramente indipendenti. Per il semplice fatto che se non lo fossero, uno dei due dovrebbe essere multiplo dell'altro, ma se guardate le coordinate vi accorgete che questi vettori non sono proporzionali, quindi non sono uno multiplo dell'altro. Quindi dicevo, noi abbiamo già una base di U e dobbiamo solo trasformarla, per così dire, in una base ortogonale. Ma allora a questo punto potremmo usare il procedimento di Gram-Schmidt. Il procedimento di Gram-Schmidt è proprio quell'algoritmo che, partendo da una base qualunque, restituisce alla fine una base ortogonale. In questo caso è molto semplice perché i vettori sono solamente due e quindi quello che fate è la cosa seguente.
come primo vettore della nuova base, quello che chiamo 1', semplicemente scegliete il primo vettore della base assegnata. Quindi ponete 1' uguale 1. Ora, il procedimento di Brown-Schmidt dice di operare come segue. Come secondo vettore della nuova base, 2', prendiamo una combinazione lineare scritta in questo modo. U2 più alfa 1 1'. E cerchiamo di calcolare il valore di alfa 1 in modo che questo vettore U2' risulti perpendicolare al vettore 1'. Per fare questo scriviamo il prodotto scalare di questi due vettori, 1' scalare U2', e lo poniamo uguale a 0. Dopodiché sostituiamo. 1' è uguale a 1, U2' è uguale a U2 più alfa 1, 1, che è uguale a 1'. Moltiplichiamo, abbiamo 1 scalare U2 più alfa 1 che moltiplica 1 scalare 1, il tutto deve essere uguale a 0 e da qui vi ricavate alfa 1. Alfa 1 è uguale a meno 1 scalare U2 fratto 1 scalare U2. Vedete, questa è la classica formula che incontriamo nel procedimento di Gram-Schmidt. Se uno la sa a memoria, tanto meglio. Però non preoccupatevi, se non la sapete a memoria, ci mettete veramente 30 secondi a ricavarla. Ora, se si fanno i calcoli, prodotto scalare 1 scalare U2 dà 2 come risultato, 1 scalare se stesso mi dà 6, alla fine trovo alfa 1 uguale a meno un terzo. Ora sostituite il valore trovato meno un terzo qui dentro, rifate i calcoli e trovate U2'. Quindi adesso sviluppiamo i calcoli, abbiamo U2' uguale a U2, che è questo vettore qui, meno un terzo 1 con 1, quindi meno un terzo che moltiplica il vettore 2, 0, meno 1, meno 1, fatevi i calcoli e trovate questo vettore qui. Questo vettore è ortogonale al precedente e quindi questi due vettori qui assieme sono una base ortogonale di U. Invece, per calcolare una base di U ortogonale, come bisogna procedere? Beh, per definizione, i vettori di U ortogonale sono quei vettori che sono ortogonali ai vettori di U. Ora, siccome io conosco una base di U, dire che un vettore qualunque di coordinate x1, x2, x3, x4 appartiene a U ortogonale e quindi è ortogonale a tutti i vettori di U, beh, siccome ho una base di U, mi basta dire che questo vettore è ortogonale ai due vettori di una base di U. Ad esempio, posso usare questi due. Posso usare i vettori U con 1 e U con 2. Questi sono una base di U, naturalmente. Oppure, se preferite, invece di U con 1 e U con 2, potreste usare questi vettori che vi siete appena calcolati, U1' e U2'. Anche questi sono una base di U. Ma in questo caso è la stessa cosa, insomma. E quindi basta scrivere che il prodotto scalare fra questo vettore e U con 1 deve essere 0 e il prodotto scalare fra questo vettore e U con 2 deve essere 0. Quando sviluppate questi prodotti scalari, trovate queste due equazioni e queste sono esattamente le equazioni che determinano il sottospazio U ortogonale. Insomma, queste due sono le equazioni di U ortogonale, le equazioni cartesiane di U ortogonale. Siccome vogliamo trovare una base, non dobbiamo fare altro che risolvere questo sistema di equazioni. E quindi, ad esempio, io ho ricavato x2 e x4 in funzione delle altre due indeterminate, in funzione di x1 e x3. Naturalmente x1 e x3 rimangono appunto indeterminate, cioè rimangono libere di variare, il che mi dice che il sottospazio U ortogonale ha dimensione 2, cosa che sapevo già, e mi permette di calcolare una base, perché adesso basta assegnare a x1 e x3 i soliti valori 1, 0 e 0, 1,
x1 uguale a 1, x3 uguale a 0 e poi x1 uguale a 0, x3 uguale a 1 e in corrispondenza di questi valori ricavare i valori di x2 e x4. Nel primo caso si trova x2 uguale a meno 5 e x4 uguale a 2 che fornisce questo vettore 1, meno 5, 0, 2, lo chiamo un primo tilda, tanto per dargli un nome. E nel secondo caso trovo x2 uguale a 4, x4 uguale a meno 1 e così trovo quest'altro vettore 0, 4, 1, meno 1, chiamiamolo u2 tilda, anche qui tanto per assegnargli un nome. Ebbene, questi sono una base di U ortogonale. Attenzione, sono una base di U ortogonale, ma probabilmente non sono una base ortogonale di U ortogonale, nel senso che questi due vettori non sono perpendicolari fra di loro. Questi due vettori sono perpendicolari ai vettori della base di U, ma non abbiamo mai richiesto che fossero perpendicolari fra di loro. Se voi fate il prodotto scalare di questi due vettori, trovate 1 per 0, poi trovate meno 5 per 4 che fa meno 20, poi trovate 0 per 1 e poi trovate 2 per meno 1 che fa meno 2. Quindi trovate meno 22 e non 0. Quindi questi due vettori sono una base di U ortogonale, ma non sono una base ortogonale. Volendo, potremmo anche calcolare una base ortogonale di U ortogonale, applicando il procedimento di Gram-Schmidt a questi due vettori. Ma comunque non è richiesto. Seconda domanda. Trovare la proiezione ortogonale di questo vettore su questo sottospazio. Ora vedete che nei vari esercizi le domande gira e rigira si ripetono, perché alla fine gli argomenti del programma sono quelli, e quindi le domande quelle sono. Magari cambia la dimensione. Prima eravamo in R3, ora siamo in R4. Magari la domanda è posta in modo un po' diverso. Nell'esercizio precedente si chiedeva di calcolare un certo vettore di norma minima tale che qui si parla esplicitamente di trovare la proiezione ortogonale, ma alla fine abbiamo visto che si tratta esattamente della stessa cosa. In ogni caso bisogna trovare la proiezione ortogonale di un vettore sul sottospazio. Ora vediamo come si può fare in questo caso. Si tratta di decomporre il vettore assegnato, il vettore v, come somma di due vettori. E questi due vettori devono essere tali che il primo appartiene al sottospazio U. Questo è quello che sto cercando, d'accordo? V' è la proiezione ortogonale di V su U. E poi c'è l'altra componente, c'è V secondo. Beh, V secondo è ortogonale al sottospazio U, quindi V secondo appartiene a U ortogonale. E allora a questo punto potrei ragionare nel modo seguente. Siccome io cerco V primo e V primo deve appartenere a U e io conosco una base di U, allora posso dire che il vettore V primo sicuramente si potrà scrivere come combinazione lineare dei due vettori della base di U e quindi scriverò una cosa di questo tipo. V' uguale alfa 1 U con 1 più alfa 2 U con 2. Passiamo a V secondo. Ora attenzione, perché uno potrebbe fare lo stesso ragionamento, potrebbe dire V secondo è un vettore che appartiene a U ortogonale e io conosco una base di U ortogonale, è formata da questi due vettori che mi sono appena calcolato e quindi esattamente allo stesso modo, V secondo lo potrei scrivere come combinazione lineare di questi due vettori. Potrei scrivere V secondo uguale a beta 1, chiamiamolo, per 1 tilde più beta 2 per U2 tilde. Certamente è corretto, ma non conviene ragionare in questo modo, perché se fate così, oltre a introdurre le due incognite alfa 1 e alfa 2, andate a introdurre altre due incognite che ho chiamato beta 1 e beta 2 e quindi vi trovate a dover risolvere un problema che contiene quattro incognite, il che necessariamente vi porterà a
a un sistema di quattro equazioni in quattro incognite. Invece, conviene ragionare nel modo seguente. Certamente io voglio ricavarmi v secondo, ma invece di dire che v secondo è combinazione lineare di questi due vettori, molto più semplicemente posso ricavare v secondo da questa uguaglianza. Perché se v è uguale a v' più v secondo, allora v secondo è v meno v', tutto qui. Secondo e v meno v'. In questo modo evito di usare i due vettori della base di U ortogonale e quindi evito di introdurre le altre due incognite beta 1 e beta 2. Perché adesso scriverò v meno v', quindi v meno, ma v' l'ho scritto qui, quindi trovo v meno alfa 1 1 meno alfa 2 2 e vedete che in tutto ho solo due incognite. Quindi mi basteranno due equazioni e non quattro. Quindi alla fine dovrò risolvere un sistema di due equazioni e due incognite e non un sistema di quattro equazioni e quattro incognite. Ovviamente fra i due metodi questo è quello più vantaggioso. Devo solo cercare adesso le due equazioni che mi servono per risolvere il problema. Come al solito, le due equazioni che mi servono sono date dalle condizioni di ortogonalità. Perché? Perché il vettore v secondo, siccome deve essere un vettore che appartiene a U ortogonale, deve essere ortogonale a tutti i vettori di U. E quindi in particolare deve essere ortogonale ai vettori della base di U. Ora, se questo vettore deve essere ortogonale ai due vettori della base di U, basterà scrivere che il prodotto scalare fra questo vettore v secondo e il vettore u con 1 sia 0 e analogamente il prodotto scalare fra v secondo e u con 2 sia 0. E queste sono proprio le due equazioni che stavo cercando. Ora, se fate i calcoli, calcolate questo prodotto scalare, trovate questa espressione qui, calcolate questo prodotto scalare. Trovate questa espressione qui e poi fate i conti. U con 1 scalare V da 4, U con 1 scalare U con 1 è 6, U con 1 scalare U con 2 è 2, quindi questa prima equazione diventa 4 meno 6 alfa 1 meno 2 alfa 2 uguale a 0. Analogamente sviluppate i calcoli qui e trovate meno 8 meno 2 alfa 1 meno 10 alfa 2 uguale a 0. Questo è molto semplice, lo risolvete un po' come volete. Trovate alfa 1 uguale a 1 e alfa 2 uguale a meno 1. A questo punto, noti alfa 1 e alfa 2, ritornate indietro, sostituite i valori trovati qui dentro e finalmente ottenete il vettore di primo che era quello che stavamo cercando. Quindi basta sostituire al posto di alfa 1 e alfa 2 i valori trovati, 1 e meno 1, si ottiene v' uguale a 1 meno u2, fate la differenza e trovate questo vettore. Quindi vedete, questa qui, questo vettore, è la proiezione ortogonale del vettore v sul sottospazio. Altra domanda, anche questa è simile a una domanda che abbiamo visto in precedenza, qui si chiede se è possibile trovare un sottospazio vettoriale di R4 che sia in somma diretta con U, che sia anche in somma diretta con U ortogonale, ma adesso si chiede di più. Mentre nell'esercizio precedente chiedevamo solo che il sottospazio L, vi ricordate, quella retta L fosse in somma diretta con U e con U ortogonale. Ora si chiede non solo che la somma sia diretta, ma che il risultato della somma sia R4. Cioè, in altre parole, U deve essere in somma diretta con W doppio, ma la somma deve dare R4. U ortogonale, beh, anche lui deve essere in somma diretta con W doppio, ma il risultato deve comunque dare R4. Ora, in questo caso la situazione è la seguente. Noi abbiamo visto che la dimensione di U è 2 e la dimensione di U ortogonale è 2.
a questo punto, se vogliamo che il sottospazio W, in somma diretta con U, dia come risultato R4, allora anche la dimensione di W deve essere 2, inevitabilmente, perché quando due sottospazi sono in somma diretta, quindi l'intersezione è nulla, allora la dimensione della somma è proprio la somma delle dimensioni dei due sottospazi, dalla formula di Grassmann. Ora che abbiamo capito che la dimensione di W è 2, se vogliamo trovare questo sottospazio W, quindi magari vogliamo trovare una base di W, dobbiamo trovare due vettori. Quindi il problema è come facciamo a scegliere questi due vettori in modo che formino una base di W? Beh, vediamo. Il sottospazio U ha una base formata da due vettori che abbiamo chiamato U con 1 e U con 2. Se io voglio che il sottospazio W sommato al sottospazio U mi dia R4, vuol dire che devo scegliere i due vettori di base di W in modo tale che quando vado a mettere assieme i due vettori della base di U con i due vettori della base di W e quindi trovo quattro vettori, ebbene, questi quattro vettori siano una base di R4, in altre parole, siano linearmente indipendenti. E questo mi dice esattamente come scegliere i vettori della base di W. Devo sceglierli in modo da garantire che i quattro vettori, U con 1, U con 2, W1 e W2, siano linearmente indipendenti. Ma poi ho anche un'altra richiesta. La richiesta è che il sottospazio W, in somma diretta anche con U ortogonale, mi dia R4 come risultato, il che mi dice una cosa esattamente analoga a questa, ma per i vettori della base di U ortogonale. In altre parole, se io prendo i due vettori della base di U ortogonale e li aggiungo ai due vettori della base di W che sto cercando, ebbene, anche questi quattro vettori devono essere linearmente indipendenti. Quindi adesso il problema è il seguente. Noi abbiamo due vettori, U con 1 e U con 2, e dobbiamo sceglierne altri due in modo che questi quattro siano linearmente indipendenti. Però bisogna stare attenti perché i due vettori che scegliamo, W1 e W2, anche messi assieme ai vettori U1 tilde, U2 tilde, che erano vettori della base di U ortogonale, anche questi devono essere linearmente indipendenti come questi. Ora, è molto facile realizzare questa condizione, perché essenzialmente se voi usate il trucco di calcolare il rango di una matrice per controllare se determinati vettori sono o non sono linearmente indipendenti, potete procedere come segue. Dovete costruire una matrice che contiene questi quattro vettori scritti ad esempio in riga. Ora, le prime due righe sono i vettori U con 1 e U con 2 che sono assegnati. Quindi avete una matrice che ha queste due righe assegnate e la dovete solo completare aggiungendo altre due righe, quelle che volete voi, ma in modo da garantire che poi la matrice abbia rango 4, perché volete che tutte e quattro le righe siano linearmente indipendenti. Allora, è chiaro che a questo punto potete scrivere le righe che volete voi, però è anche vero che poi voi dovrete ridurre la matrice in forma scala per controllare se il rango è veramente 4. Allora, non vi conviene scegliere delle righe molto complicate, perché poi dovete fare un sacco di lavoro per ridurre la matrice in forma scala. Allora io a questo punto, siccome so che alla fine la matrice la devo ridurre in forma scala, vado a scegliere le ultime due righe in modo che almeno le ultime due righe siano già nella forma corretta, diciamo così, per dare la matrice in forma scala. Quindi scelgo le righe 0010 e 0001. Adesso vedete che la matrice è quasi già ridotta in forma scala, c'è solamente questo 1 da sistemare, ma questo si fa velocemente con un'operazione elementare sulle righe, per esempio, o sulle colonne.
Ma naturalmente questo non basta, perché quello che deve succedere è che un'analoga matrice formata scrivendo come prime due righe i vettori 1 tilde e 2 tilde, che sono vettori della base di U ortogonale, che mi sono calcolato prima, sono questi due. E le altre due righe sono i vettori che ho scelto io, quindi 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1, ebbene anche questa matrice deve avere rango 4. Però vedete che in questo secondo caso mi va ancora meglio che nel primo caso, perché questa matrice qui è già ridotta in forma scala, non devo fare nessuna operazione. Mentre qui c'è un po' di lavoro da fare, ma è una cosa molto veloce. E quindi la conclusione è che, beh, certamente questo W esiste e, ad esempio, come base di W potremmo prendere i vettori 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Però attenzione, non sto dicendo che questa è l'unica scelta possibile, sto solo dicendo che io ho fatto questa scelta per semplificarmi i calcoli, per avere meno lavoro da fare poi. Ma naturalmente esistono infinite altre scelte possibili, cioè voi potete riempire questa matrice con due righe completamente diverse, dovete solo stare attenti a prendere queste due righe in modo che siano indipendenti dalle due righe precedenti. Dicevo, ci sono infinite scelte possibili. Quindi la conclusione è che il sottospazio W esiste, ma addirittura ne esistono infiniti che vanno bene. Questo è solo uno degli infiniti esempi possibili.